Lo sapete che lo stress, l'esercizio fisico, la gravidanza, la dieta influiscono sulla nostra glicemia? E non solo, anche alcuni farmaci come il cortisone la possono far aumentare. La glicemia è la quantità di glucosio presente nel nostro sangue e può subire delle oscillazioni in base ai pasti, per cui è necessario monitorarla a digiuno il mattino, prima di mangiare e 2 ore dopo i pasti. Vi mostriamo adesso come eseguire la rilevazione della glicemia. Prima di effettuare la rilevazione della glicemia, è importante preparare tutto il materiale di cui avremo bisogno. Glucometro e strisce, pungidito e lancette, batuffoli di cotone, diario delle rilevazioni, gel antisettico. Una volta preparato tutto il materiale, possiamo procedere. Lavare accuratamente le mani o utilizzare un gel antisettico. Prepariamo il glucometro. Prendiamo una striscia e la inseriamo all'interno del nostro glucometro. Ricordate però di eseguire la taratura ogni volta che si apre una nuova confezione di strisce. Inserire la lancetta nel nostro pungidito. Caricare il pungidito. Scegliere una delle dita della mano. Favorire l'afflusso di sangue del polpastrello prescelto, premendolo contro un altro ed eseguire la puntura. Scegliamo la porzione laterale del polpastrello in modo da sentire meno male, poiché in questo lato ci sono meno terminazioni nervose. A questo punto accostiamo la striscia vicino alla nostra goccia di sangue e aspettiamo che quest'ultima venga aspirata in quantità sufficiente perché la rilevazione vada a buon fine. Comparso il valore di lettura sul display del nostro glucometro, asciughiamo il dito con il nostro batuffolo di cotone e smaltiamo tutto il materiale nell'apposito contenitore. Ricordiamo sempre di annotare sul diario la rilevazione effettuata, riportandone correttamente giorno e ora.